abbiamo fatto questo viaggio per chiedere ancora una volta di farci riaprire in sicurezza con una data certa, applicando tutte le protocolli che noi osserviamo naturalmente rigorosamente, anche perché siamo per la garanzia ai nostri clienti. Quindi vogliamo provare. Siamo venuti oggi da tutta Italia per dare un messaggio forte e chiaro. Siamo fuori tempo massimo e le nostre imprese, la nostra confederazione, federazione storica, ha deciso di dare un segnale secco. Non possiamo più assistere da testimoni impotenti mentre le nostre imprese sono destinate al fallimento. Per questo chiediamo di aprire immediatamente, in sicurezza. Vogliamo una data perché le imprese vogliono ritornare a vivere con dignità del proprio lavoro. Diritto al lavoro, basta, soltanto quello, come negli autogrill dove ci sono assembramenti, dove ci sono il nostro diritto solo al lavoro. Noi siamo ristoratori pacifici, non abbiamo niente a che fare con tutte le infiltrazioni che ci sono state ieri, ho vissuto anche quei momenti. Noi abbiamo soltanto voglia di lavorare con i protocolli, igiene, abbiamo HCCP a non finire, sì. Facciamo tampone a non Ragazzi, finire, per favore, il Covid per noi si batte. Tutti qua sulla Noi vogliamo lavorare, non possiamo stare più a casa. Una persona quanto può stare a casa? Siamo da 5 mesi, siamo a casa. Anche oggi passa a manifestare per i nostri diritti, perché ci facciano ritornare al lavoro il prima possibile, basta promesse, basta sacrifici, che tra l'altro hanno chiesto solo a noi, da ormai da un anno, chi più chi meno, e quindi dobbiamo tornare al lavoro per garantire il lavoro ai nostri dipendenti, per garantire il pane alle nostre famiglie e per continuare a pagare gli affitti e le bollette che arrivano inesorabili. Buongiorno, allora ripartiamo da qui, dalle manifestazioni che ancora ci sono e ci sono state ieri un po' in tutta Italia da parte di alcune categorie, in particolare, lo sapete, ristoratori, esercenti di bar, ma anche titolari di palestre chiedono di tornare al lavoro. La situazione è arrivata al limite da quel punto di vista, perché sono persone, categorie che sono ferme da moltissimi mesi con dei sostegno dei ristori che comunque non sono sufficienti. Certo, sono già qualcosa, ma per loro non sono sufficienti a poter tollerare ancora una chiusura. Ed è per questo che si pensa in queste ore, proprio in queste ore, a delle riaperture naturalmente programmate, scaglionate, sicuramente in sicurezza. Più di uno, anche tra i medici e gli specialisti, dicono che si può riaprire per esempio all'aperto i bar e i ristoranti, perché è dimostrato che all'aperto il contagio è molto molto minore, e quindi a questo il governo Draghi sta pensando in queste settimane. Oggi ci sono dei titoli sui giornali che appunto ci indicano, per esempio, che a giugno si torna allo stadio. Il via libera del governo agli europei di Roma. Per Italia-Turchia ammessi 18.000 spettatori, e poi naturalmente le piscine e le palestre per una ripartenza che si può immaginare a maggio. E ieri la protesta dei ristoratori e degli ambulanti che hanno anche bloccato l'autostrada, la A1. Oh, tutto questo naturalmente impatta con un nuovo stop arrivato ieri, riguarda questa volta un altro vaccino, Johnson & Johnson. Ci sono, diciamo così, è una pausa presa per esaminare alcuni casi, pochissimi davvero, questo lo dobbiamo dire, sono le percentuali, le vedremo dopo, ma ci sono stati dei casi di trombosi e quindi molto rara, e quindi gli Stati Uniti hanno fermato il Johnson & Johnson, in Europa si sta valutando, Speranza ha detto noi andiamo avanti, insomma, però questo naturalmente rallenta quel piano vaccinale che ci deve portare fuori da tutto questo. Do il buongiorno intanto ai nostri ospiti, in collegamento buongiorno ad Alessandra Moretti per il Partito Democratico. Buongiorno, grazie, buongiorno a voi. Buongiorno alla direttrice della Nazione Agnese Pini. Buongiorno. Accanto a me Walter Rizzetto per Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buongiorno, bentrovati. Allora, è sufficiente questa, diciamo così, linea di apertura che comunque si inizia a intravedere dalle parti del governo? Beh, oddio, è già qualcosa, nel senso che, come noi abbiamo ripetuto molto spesso, e secondo noi l'Italia dei colori ha evidentemente fallito qualche cosa.
serviva andare a fare degli interventi sicuramente un po' più chirurgici rispetto... L'Italia dei Colori ha fallito, avete visto il caso della Sardegna, bianca sino a qualche ora fa, è passata subito... 40 subito, giorni, credo, rossa. Esatto, è passata subito a rosso, quindi evidentemente insomma certi elementi si potevano capire anche prima. Ora serve correre con tutte le sicurezze che serve evidentemente di nuovo andare ad impostare rispetto a questa pandemia che non è chiaramente ancora sconfitta. Lei giustamente prima ricordava il caso vaccini, probabilmente ne parleremo dopo, però io ritengo che quando si parla di pandemia serva essere veloci sotto ogni punto di vista, vaccini piuttosto che interventi. Ora c'è un minimo quantomeno di speranza, avete fatto molto bene secondo me, vi faccio i complimenti perché non è scontato, a fare vedere quelle persone che prima protestavano civilmente in piazza, perché di solito anche le televisioni piuttosto che i giornali fa notizia a coloro che spaccano le vetrine, che fanno un po' di casino, tanto per essere chiari, gli infiltrati, benissimo, che poi, diciamo... cosa da cui voglio dire ci allontaniamo completamente. Fare vedere invece quelle persone che protestano civilmente perché hanno un'attività e che effettivamente sono in grandissime difficoltà per la propria attività, per i propri dipendenti, per le proprie famiglie, ecco, quella è l'Italia che protesta civilmente e a cui va dato evidentemente ascolto. Ci sono stati fatti degli errori? Sì, sicuramente. Diciamo responsabilmente che guardiamo da oggi in poi. Ecco, quelle notizie di stamattina, ovvero una riapertura progressiva, secondo me è fondamentalmente una buona notizia, serve però correre e fare le cose soprattutto con molta testa. Ecco, anche perché sui sostegni, diciamo che poi alcune date vengono rilasciate, mi sembra fosse il 13 aprile, no? Sì. Che però non sono arrivati. Non è arrivato nulla. Beh, sotto quel punto di vista lì siamo ancora molto quindi malmessi. Quindi chiedere di resistere ancora... chiedere di resistere ancora sotto quel punto di vista non si può chiedere ad un ristoratore, ad un barista, ad una persona che ha un'attività ancora di resistere perché oggi c'è il problema. A queste persone quando vai a dire nel prossimo decreto, ecco che scendono giustamente in piazza. Serve fare subito qualcosa sotto questo punto di vista. I ristori sino ad oggi sono stati completamente insufficienti. Nessuno chiede uno stato assistenziale sotto questo punto di vista, ma anche al pari di altri paesi che hanno dato effettivamente molte risorse a queste persone che stavano perdendo tutto, ecco che anche l'Italia deve allinearsi non al prossimo decreto, ma le risposte a queste persone qui devono essere date nelle prossime ore. Poi c'è tutta la pagina, ma adesso parleremo anche di quello, del passaporto vaccinale, del turismo, che necessariamente deve iniziare ad organizzarsi oggi per poter essere operativo durante l'estate che praticamente è alle porte, quindi delle indicazioni necessariamente devono esserci e io ho il sospetto che sul passaporto vaccinale proprio a confronto di altri paesi siamo già in ritardo. Moretti è d'accordo su insomma cominciare a pensare di riaprire già da maggio e sicuramente lo ribadiamo sempre ogni volta in sicurezza, non è che si riapre via liberi tutti? Assolutamente, tant'è vero che da tempo ormai diciamo che l'efficacia della campagna vaccinale è strutturalmente collegata con le riaperture, che devono essere graduali ma devono essere certe. Noi dobbiamo dare oggi certezza alle categorie più economiche più colpite di poter riaprire, certamente in sicurezza, ma riaprire. Le proteste, che sono legittime soprattutto quando sono pacifiche, ci dicono una cosa: al di là dei rimborsi e dei ristori, queste categorie vogliono ritornare a lavorare in sicurezza. Quindi una campagna vaccinale efficace, anche da un punto di vista logistico, e poi sicuramente noi dobbiamo ovviamente agire da un punto di vista economico e quindi aiutando le categorie, le imprese, le partite IVA a poter sostenere quelle perdite che hanno subito nel corso delle chiusure, e evidentemente compensare anche la parte degli affitti, delle bollette, delle tasse comunali. Ed è la ragione per la quale il Partito Democratico ha depositato proprio alla Camera venerdì scorso una mozione con cui chiede allo Stato di farsi carico dei debiti delle imprese colpite, estendere la durata dei prestiti e prorogare fino al 31 dicembre la moratoria sui mutui, sui prestiti e sui rimborsi rateali. Evidentemente, quindi, noi dobbiamo agire da un punto di vista sanitario, mettendo in sicurezza la salute evidentemente dei cittadini, migliorando la logistica della distribuzione
dei vaccini e dall'altro lato essere più efficaci e più veloci invece nei rimborsi, aiutando appunto anche chi è stato meno aiutato, penso alla categoria delle partite IVA. Ma con la mozione non vai, buongiorno alla collega Moretti, con le mozioni, voglio dire, con le mozioni parlamentari non si va da nessuna parte, lo sai come me, se non meglio di me, insomma, eri deputata. Con le mozioni non vai da nessuna parte, è esattamente al netto del fatto che io posso essere d'accordo con la prima parte del tuo intervento, se qui in TV possiamo darsi del tu, però con le mozioni, cioè con gli atti parlamentari che debbono essere calendarizzati, debbono essere discussi, devono passare in commissione, devono arrivare in aula, cercare una, voglio dire, un voto trasversale dell'aula, non si va. Ma è molto più veloce rispetto, lo sai benissimo, c'è uno scostamento di bilancio non di è vero, 40 non è vero, miliardi non è vero, fatto c'è, dal governo, noi non chiediamo è vero, che questo scostamento di bilancio venga utilizzato per sostenere le categorie più colpite tu sai meglio di me che dalla crisi economica. Lo scostamento di bilancio noi l'abbiamo sempre e responsabilmente votato, anche se di fatto quello è debito, bene, dovremmo anche cercare di capire se questo debito, voglio dire, sarà un moltiplicatore rispetto al fatto che l'economia restituirà gli interessi e chiaramente farà anche utile rispetto a questo, a quello che andrà a fare, ovvero i ricavi. Il problema non è quello, il problema è che la politica, io sono abbastanza arrabbiato su questo, abbastanza nervoso su questo, perché la politica ha la possibilità oggi di fare non una mozione che lo rinnovo deve essere calendarizzata, ma un decreto arriva in aula, al Senato ad esempio si sta votando un decreto importante, mettiamo quello subito deve fare anche il governo, tutto assieme. Rispetto. Il Parlamento ha un ruolo, l'avete sempre detto. Noi possiamo fare delle proposte. Scusami Rizzetto. Allora, come opposizione avete sempre detto che bisogna dare spazio al Parlamento. Attraverso il lavoro parlamentare, il dibattito parlamentare di confronto anche con le opposizioni, il Partito Democratico ha presentato al governo evidentemente una serie di iniziative che dovranno essere fatte subito. Bene, delle quindi, indicazioni quindi, per il governo. Quindi, voglio mi dire, auguro se non vengono, evidentemente che anche voi aderiate a questo se non tipo vengono, di azione. Quindi sei d'accordo con me quando dico che se non vengono fatte queste azioni tu stai accusando il tuo governo di non poterle fare. Dico soltanto una cosa. No, dico io sto dicendo che c'è uno scostamento di bilancio da 40 miliardi, comunque, infatti. No, ma è un classico oramai. E in ogni caso, dico soltanto una cosa. Dico che se, ad esempio, ci fossero delle proposte oggi, senza attendere quello che potrebbe essere lo rinnovo, una mozione che verrà calendarizzata, eccetera, eccetera, questa gente qui ha bisogno oggi di una soluzione, ha bisogno oggi che qualcuno li chiami. Ma Rizzetto, stai dicendo delle banalità, perdonami, lo sappiamo bene che queste persone devono avere. Guarda, io ieri faccio un esempio, poi vado dalla direttrice Trini, perché davvero mi sembra ieri pomeriggio, ma vedi questo nervosismo, voglio dire, che ti traspare. Ieri noi eravamo in commissione rispetto ad un decreto, sono stati bocciati degli emendamenti, secondo me, come si suol dire, di buon senso rispetto ad alcune categorie produttive, che se ieri fossero invece stati accettati e votati da tutta la maggioranza, oggi probabilmente queste categorie avrebbero delle risposte. Cioè la liturgia della politica a me mi ha un po' rotto le scatole sotto questo punto di vista. Ma guarda che fai quando politica siamo in anche situazioni, tu, Rizzetto, e hai scelto di stare all'opposizione. Potevate entrare al governo ed essere molto più efficaci nell'azione. Quindi avete deciso di stare dall'altra parte, ci mancherebbe altro. Sotto allora fatemi arrivare alla direttrice Pini proprio su questo direttrice governo di unità nazionale chiamato appunto a gestire questa emergenza sanitaria, che però un pochino dai sondaggi, soprattutto nella figura del Premier Draghi, sta calando rispetto ai primi mesi. Troppe aspettative e quindi adesso invece si vede che i problemi sono sempre gli stessi, per carità, di difficile risoluzione, nessuno lo mette in dubbio, per chiunque fosse stato o è stato al governo in questo periodo così, così duro e così difficile. Però certe categorie davvero non reggono più. Ma perché intanto dobbiamo cercare di leggerla questa piazza, la piazza di ieri, di questi ultimi giorni è diversa sia dalla piazza di ottobre quando doveva iniziare la seconda terribile ondata, sia dalle proteste
un po' più recenti, ma insomma che stanno in mezzo tra la seconda e la terza ondata. È una piazza che non protesta più soltanto perché vuole i ristori che non arrivano, quindi un problema endemico di ritardo. Ma quando arrivano magari non bastano, perché ieri ci ha scritto un titolare di una palestra di cui noi ci eravamo occupati per dirci che aveva avuto solamente 750 euro. Ovviamente non sa se riapre, perché con 750 esatto. euro... Il problema dei ristori si è sempre incanalato su due binari. Da un lato l'inefficacia sostanziale, no, dei fondi stanziati, che sono tanti sulla carta, ma quando poi vanno distribuiti a pioggia diventano spesso meno di elemosina, insomma fanno davvero poco la differenza per chi ha delle attività, delle imprese che sono immobilizzate, bloccate da mesi, talvolta addirittura da 13 mesi. Dall'altro ci sono gli endemici ritardi nella funzionalità proprio della distribuzione di questi soldi. Ma la piazza di ieri non lamenta soltanto questo, lamenta un altro grande problema che adesso inizia a sentirsi in maniera sempre più urgente, che è quello di avere certezze, delle risposte, delle programmazioni. Moretti prima ha insistito su questa parola, certezze, è però il grande tema, il grande problema di questo momento, non soltanto per l'Italia. Vediamo la Merkel ieri ha annunciato un nuovo durissimo lockdown, questo per dire che in un momento di pandemia dove le risposte sono poche per tutti, dare certezze inequivocabili è oggettivamente un'impresa sovrumana per qualsiasi governo, Draghi, Conte o chiunque ci possa essere a Palazzo Chigi. Ciò non toglie che la richiesta adesso delle categorie economiche, delle persone, ma anche sotto il profilo sanitario, è quello di avere delle risposte che possono durare più di 24-48 ore su come andrà la campagna certo. vaccinale, su come andrà la pianificazione delle riaperture. Questo, dicevo, si scontra con problemi su cui ci si può fare poco. Vediamo che cosa è successo con Johnson & Johnson piuttosto che con AstraZeneca, e qui ovviamente i governi sono nell'immediato impotenti. Però si scontra anche con un'incapacità di riuscire a programmare almeno una tabella di marcia minima rispetto a delle richieste, a delle prospettive, a delle possibilità di programmazione che poi ricadono anche sulle attività produttive. Io credo che sia questa la cosa che principalmente a questo punto della pandemia, appunto dopo oltre 13 mesi di lockdown, di chiusure, di morsa del Covid, le categorie economiche chiedono in maniera più forte, sono risposte che tendono ad arrivare, e qui sono squisitamente politiche, cioè parliamo di politica forte o politica debole, e torno all'inizio della tua domanda rispetto al governo Draghi paragonato col governo precedente. È chiaro che c'è stata una lettura anche mediatica all'inizio sbagliata, ma poi ce lo dicevamo perfino, no? Mentre riempivamo certo. di aspettative un nuovo governo, ci dicevamo però attenzione che insomma nessuno ha la bacchetta magica, nessuno ha i superpoteri, e poi i governi si scontrano tutti con dei problemi giganteschi come quelli del periodo storico che stiamo attraversando. La verità, e ce lo sta raccontando quello che accade con questo governo rispetto alla gestione della pandemia, è che per risolvere problemi complessi serve una complessità di strategie, serve anche del tempo, e al momento questo tempo non c'è ancora stato, e inevitabilmente ci siamo ritrovati impantanati nelle stesse situazioni che avevano impantanato il governo Conte bis, sia sul piano economico, lo abbiamo visto con il decreto sostegni che è andato in scia sostanzialmente col decreto ristori, anche qui era difficile veramente stravolgere le carte in tavola e attuare una pianificazione diversa, in un mese era veramente impossibile farlo e non si può uscire da questo assunto, però ecco, sta di fatto che appunto poi abbiamo riproposto uno schema che avevamo già visto, quasi sostanzialmente invariato, perché modificare la distribuzione dei sostegni sulla base dei codici Ateco piuttosto che sui fatturati, sì, è un cambiamento importante, ma certamente non sostanziale, lo vediamo anche dalle proteste delle categorie rispetto ai soldi che non arrivano in maniera adeguata. Sul piano vaccinale, dove c'è stata un'inversione di tendenza forte anche nella scelta delle persone che vanno a guidare o a organizzare questo piano, però poi ci siamo scontrati con i soliti problemi di prima, che stanno sempre alla base del rapporto Stato-Regioni, che non riesce a trovare una sua quadra, una sua armonia, una sua capacità di procedere in maniera coerente, e qui il problema risale alla lontana, torniamo al titolo quinto, alle problematicità che ci sono state in quella modifica che paghiamo
ancora oggi. E poi il problema gigantesco rispetto ai vaccini è quello degli inceppamenti sulla campagna che vanno delle forniture, a scardinare di nuovo quelle certezze di cui le persone adesso hanno davvero tanto bisogno e tanta necessità. Sì, prego. Poi... Solo 15 secondi veramente, sono d'accordo con il direttore, però a suffragio di quanto dice il direttore, vede direttore, quello che lei giustamente oggi ricorda, cioè che il governo è evidentemente impantanato, e mi creda, io non ne sono contento, anche se sono oppositore di questo governo, non ne sono contento perché tifiamo tutti affinché l'Italia, voglio dire l'Europa, il mondo ce la faccia rispetto a questa pandemia. Se il governo oggi, e mi ricollego a quanto ricordato prima dalla collega, ha bisogno di una mozione, quindi di un atto parlamentare, di un partito che fa parte della maggioranza e non agisce motu proprio rispetto a quella che è l'agenda del governo, cioè se ha bisogno di qualcun altro che gli vada a dettare l'agenda, nello specifico un partito che fa parte della maggioranza, vuol dire che il governo è impantanato, e questo dispiace evidentemente a tutti. Allora fatemi presentare... Sì, prego, poi arrivo... Solo una cosa al volo, volevo solo ricordare questo, che uno dei punti di forza e al tempo stesso di debolezza del governo Draghi è proprio il fatto che sia così composito, che abbia una maggioranza così diversificata, che deve essere tenuta insieme anche politicamente. E questo sappiamo che non è semplice, soprattutto quando c'è da gestire un'emergenza come quella che stiamo vivendo, in cui è vero che tante forze in campo sulla carta aiutano perché c'è un'unità nazionale, al tempo stesso però sono forze in campo che politicamente hanno idee e visioni molto diverse e vanno tenute insieme, e a volte questo fa perdere anche un po'. Però qui non si sta, mi permetta, non si sta parlando se costruire o non costruire il ponte sullo stretto, si sta parlando di ristori rispetto a categorie che a settembre probabilmente il 60% di loro non esisterà più, non quindi più voglio dire, non dovrebbe esserci molta discussione politica su quanto dare a queste persone. Però sappiamo, perché lo ripetiamo continuamente, che tutto questo ha assolutamente un diktat, che è correre sui vaccini, però è lì non riusciamo a correre. Buongiorno al professor Massimo Andreoni, infettivologo del Policlinico Tor Vergata di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno allora, a lei e a chi ci ascolta. Allora, adesso abbiamo anche il caso Johnson & Johnson, che da ieri insomma ci sembra più o meno lo stesso film di AstraZeneca. 6 casi su 7 milioni di vaccinati. Quindi intanto partiamo da qui, perché ancora una volta, senza fare operazione appunto di estremo allarme, ma dobbiamo spiegare bene perché anche questa volta ci si ferma un momento per vedere se questi casi, ripeto, 6 casi su 7 milioni di vaccinati, hanno, come dire, un nesso, oppure se bisognerà anche in questo caso cambiare il target, la fascia di età da vaccinare con Johnson & Johnson, come è accaduto con AstraZeneca. Tutto questo inevitabilmente rallenta ancora il nostro piano vaccinale. Sì, purtroppo questi sono, come si dice, degli atti dovuti, cioè quando ci sono delle segnalazioni su degli eventi avversi che potrebbero riguardare un farmaco, in questo caso un vaccino, evidentemente gli istituti di vigilanza devono fermare un attimo tutto quanto per poter osservare il fenomeno. Immagino che stesse dicendo il professor Andreoni, che come si dice in termine tecnico si è frizzato sulla fine della sua frase. Professore, mi sente? Lei mi sente? Sì. Ecco, sì, la sento. Ecco, adesso sì, c'è ritornato il video. Sì. Prego. Ah, ecco. Le dicevo che evidentemente questo crea un grande problema, perché crea delle incertezze, dei dubbi su un qualche cosa che chi lo vede in senso tecnico, un evento grave su un milione di soggetti, evidentemente non ha un grande impatto. Diciamo, noi ogni volta che usiamo i farmaci sappiamo che la possibilità di eventi eccezionali, anche gravi, può accadere, eppure li prescriviamo tranquillamente perché sono farmaci che conosciamo, che abbiamo utilizzato da anni. In questo caso, essendo un qualcosa di nuovo, evidentemente crea un maggior pathos, una maggiore difficoltà. Però stiamo parlando sempre di eventi talmente minimali, talmente modesti, che rispetto a quello che è il grande beneficio dato dalla vaccinazione, dovrebbero essere tranquillamente superati sia dagli enti vigilanti che da tutte le persone, ovviamente. Senta, ci può spiegare come mai ogni volta, perché ripeto c'è stato anche il caso AstraZeneca, che si verificano questi eventi, poi si decide
di riservare il farmaco agli over 60. Praticamente va tutto agli over 60. Non sappiamo noi con che cosa ci vaccineremo a questo punto, speriamo presto. Però credo che vada spiegato, perché sembra un po' come dire, vabbè, questo diamolo agli over 60. No, la cosa, diciamo, ovviamente ha un'altra chiave di lettura. Il problema è che questi eventi rari, continuo a dire, di trombosi, riguardano sostanzialmente soggetti sotto gli anni 60, quindi soggetti più giovani. Nella maggior parte dei casi delle donne, oltretutto, quindi a dimostrazione che c'è una condizione, diciamo in qualche modo, che predispone a questi eventi, e quindi si tende a dare il vaccino soltanto a quelle persone che con, diciamo, in questo momento, anzi non con più rarità, ma in questo momento non sono stati osservati questi eventi. No, l'idea non è quello di dare un vaccino pericoloso alle persone più anziane, diciamo, ecco. È sapere che le persone più anziane non corrono rischi quando fanno questo vaccino. Senta, professore, tanto per magari cercare di fare un paragone concreto, è mai capitato, per esempio, che nella distribuzione di un farmaco come una pillola anticoncezionale ci si sia fermati un momento per verificare appunto gli effetti collaterali per poi dopo riprendere con il commercio normale? Assolutamente sì, ecco. Qui diciamo l'eccezionalità, dottoressa, è il fatto che noi abbiamo vaccinato 40 milioni di persone in 3 mesi, quindi abbiamo avuto un'osservazione improvvisa e così numerosa, però è successo spessissimo che di fronte a degli eventi rari ma comunque gravi ci si sia fermati, si siano analizzati i dati per poi riattivare la possibilità di somministrare quel farmaco. È un evento assolutamente frequente, diciamo, quando noi iniziamo a utilizzare nuovi farmaci o nuovi vaccini. Senta, professore, lei a questo punto, diciamo, del tempo in cui siamo arrivati, che cosa pensa di riaprire oppure no, riaprire in sicurezza? Molti suoi colleghi dicono che si può riaprire, per esempio, all'aperto e andare al bar, al ristorante all'aperto, perché all'aperto c'è meno possibilità di contagio. Qual è la sua opinione? Perché so che io, per esempio, sulla pagina scuola lei è molto netto, molto rigoroso, diciamo, sulla riapertura della scuola. E su tutto il resto? Ma guardi, diciamo, io credo che noi siamo arrivati troppo stanchi, diciamo, al rush finale. Cioè noi in questo momento che stiamo avviando questa campagna vaccinale, iniziamo a dimostrare una stanchezza nel cercare di continuare a mantenere delle misure troppo rigorose. Faccio notare che in Inghilterra, diciamo, per 3 mesi, anzi più di 3 mesi, hanno mantenuto misure molto rigorose che sono nate nel momento stesso che si è iniziata la campagna vaccinale. Come lei ricordava, la Germania in questo momento sta andando incontro a un lockdown molto duro. Io credo che forse, diciamo, nella fase, diciamo, in prima e seconda ondata, con questo aprire e chiudere, con questo, diciamo, andare un po' in maniera, diciamo, non continua, ma dando ogni volta la sensazione che il tutto era passato, ci ha fatto arrivare troppo stanchi in questo momento. Questo è un momento ovviamente cruciale, non è che gli altri chiudono perché in questo momento, diciamo, si possono permettere di farlo. È duro per tutti, ma permettere al virus di circolare durante una campagna vaccinale di massa è un grave errore tecnico. Continuiamo a parlare di varianti, questo è il vero grande problema che noi abbiamo nel contenere questa pandemia. Quindi dovremmo in questo momento fare veramente un ultimo sforzo perché la buona stagione, come lei dice, quindi l'arrivo del caldo che permetterà di stare più all'aperto, ma soprattutto l'aver vaccinato quei 30-40 milioni di persone che dobbiamo vaccinare potrebbe permettere di veramente svoltare la pagina e iniziare una nuova era nei confronti di questa pandemia. Però ci devono arrivare i vaccini. Ne parliamo dopo la pubblicità, riprendiamo proprio da Londra.
Allora, eccole qui le immagini di Londra, fresche fresche. Ieri così ha reagito, festeggiato il popolo di Londra, il popolo inglese, il loro tornare alla vita, no? Vaccinazione di massa, lo sapete, praticamente raggiunta l'immunità di gregge e così sono tornati a vivere. Naturalmente Boris Johnson nel pragmatismo, in quello che viene definito il pragmatismo inglese, professor Andreoni, ha detto sì, però tenete conto che comunque ci si ammalerà, perché ovviamente no, ci si ammalerà, è un virus, ci vorrà del tempo prima di tornare, degli anni possiamo dirlo, perché per anni saremo chiamati ai richiami e anche a un comportamento al quale non siamo abituati. Professore, che effetto le fa vedere queste immagini? Beh, fa un effetto di grande speranza, ovviamente, quello che noi vorremmo vedere in qualche modo che tornasse anche nelle nostre piazze, nelle nostre città, questo è fuori dubbio, diciamo. Però non per questo, diciamo, dobbiamo in qualche modo considerare che, come dice giustamente lei, noi siamo fuori da questa emergenza. Però devono essere, credo, i messaggi e le immagini da far vedere, perché noi, insisto a dire, siamo vicini a questa possibile soluzione. Io capisco che in questo momento noi sentiamo dire che i vaccini sono fermati, che sono bloccati, che quindi la campagna vaccinale stenta a procedere. Però mi permetta, questi vaccini sicuramente saranno liberalizzati. Questi vaccini che sono stati fermati in Inghilterra in parte, ma adesso in America, sono vaccini con i quali l'Inghilterra e l'America, tenete presente che in America sono stati vaccinati la stragrande maggioranza degli ultra sessantenni, cioè sono state tirate fuori queste problematiche alla fine della campagna vaccinale. Voglio dire, noi in Europa evidentemente dobbiamo essere convinti che questi vaccini sono degli ottimi vaccini che torneranno ad essere utilizzati e che saranno la nostra arma per questa campagna di vaccinazione di massa, che ci permetterà pure a noi di tornare nelle strade, nelle piazze, a brindare e a parlare con tranquillità. Poi è chiaro, dobbiamo abituarci a convivere con questo virus. Questo non è un virus che ci abbandonerà, no. È un virus per il quale dovremo fare i vaccini probabilmente annuali, ma questo siamo abituati a farlo, lo facciamo per l'influenza, lo facciamo per altre condizioni. Quindi non lo dobbiamo vedere come elemento di pessimismo, diciamo. Ecco, io continuo ad essere ottimista se noi stiamo attenti. Boris Johnson, quando dice comunque facciamo attenzione, ricorda, diciamo, che finché il virus circola un po' troppo, e in Inghilterra continua a circolare un po' troppo per quella che è la necessità di bloccare un'epidemia, può creare delle mutazioni che lo rendono non più sensibile alla vaccinazione. Quindi un pochino di attenzione comunque la dovremo fare. Ma posso chiedere? Sì, prego. Velocissimamente, perché voglio dire, ho la fortuna di avere questa possibilità. A che percentuale di vaccinazioni, però, noi professore, possiamo raggiungere quei livelli e quelle scene che oggi stiamo vedendo in Inghilterra? Cioè, a quanta percentuale riusciamo a dire bene, possiamo aprire con una discreta sicurezza i luoghi all'aperto, quantomeno? C'è uno studio, mi pare, che dice che ci sono ben pochi contagi all'aperto, per cui quando possiamo in Italia vedere quelle scene con tutta la sicurezza, voglio dire, che deve essere rispettata? Ma guardi, per raggiungere l'immunità, per raggiungere l'immunità di gregge, diciamo, quella che così la chiamiamo, no? Quella quantità di persone sufficientemente immuni per far sì che il virus abbia difficoltà a circolare, ecco, questa numerosità si calcola in maniera abbastanza precisa nell'epidemiologia in funzione di quella che è la capacità di trasmissione del virus, e per questo virus si calcola che debba essere intorno al 70-72%, quindi, diciamo, grossolanamente noi dovremmo vaccinare 40-42 milioni di persone, tenendo presente che quando parliamo di 42 milioni di persone immuni, noi dobbiamo calcolare, sì, anche coloro che hanno avuto la malattia. Quindi in realtà, certo, di possibili vaccinazioni ne potremmo fare anche abbastanza di meno. Noi pensiamo che in Italia ci siano almeno 4 milioni di persone che hanno avuto questa malattia, quindi partiamo già da uno zoccolo duro, come si possiamo dire. Quindi è una meta, diciamo, questa dei 42 milioni raggiungibile. Poi soprattutto dobbiamo sfruttare quello che diceva lei, cioè questo periodo estivo.
nel quale ormai sappiamo che comunque i raggi ultravioletti, il bel esatto. tempo, il poter stare all'aperto e via sì, dicendo... Sì, basta non fare la fine poi del settembre perché... Assolutamente sì, e questo è il problema, che noi dobbiamo arrivare alla fine dell'estate avendo raggiunto questo numero di immuni, se no sarà soltanto il viatico per riavviare un nuovo autunno con quello che è successo precedentemente. E poi, ma questo lo affrontiamo dopo, li dobbiamo produrre anche noi questi vaccini, perché, ripeto, noi ci vaccineremo con dei richiami per i prossimi anni e quindi averli in casa è sicuramente meglio. Però torniamo all'altro virus che circola parallelamente, che è quello della crisi, e andiamo, oggi facciamo un po' un viaggio da sud a nord, dopo vedremo anche il Veneto. Andiamo a Napoli dalla nostra Rossana Russo, che ci racconta della protesta di una categoria in particolare. Buongiorno Rossana. Buongiorno, buongiorno a voi da San Gregorio Armeno, l'antica via dei presepi di Napoli, dove si fa arte presepiale da generazioni e dal Settecento. Qui le botteghe di San Gregorio Armeno sono tutte chiuse, ma non è solo dovuto alla zona rossa, c'è una gravissima crisi che ha colpito i pastorai di San Gregorio Armeno, perché naturalmente non ci sono più turisti. Qui abbiamo un'immagine veramente insolita, mai vista prima, perché questa stradina solitamente è affollata di turisti tutto l'anno, e invece chiaramente dal Covid le botteghe fanno un fatturato bassissimo, si parla di 20 euro al giorno, e molte rischiano di chiudere la propria attività. Quindi bisogna dire che non è una semplice strada del commercio, ma questo è una sorta di museo a cielo aperto San Gregorio, perché si fa arte presepiale, ci sono abili artigiani che lavorano tutto l'anno per poi produrre nel periodo natalizio. Il Natale passato è stato quello che è stato, con turisti zero, quindi fatturato zero, ed ora c'è questo gravissimo rischio. Sono diverse settimane che i pastorai di San Gregorio Armeno, gli artigiani, stanno manifestando, stanno facendo diverse proteste, però diciamo non c'è al momento nessuno spiraglio per loro, ma con noi c'è una rappresentanza degli artigiani di San Gregorio, sono dei componenti dell'associazione che è nata, l'associazione Botteghe di San Gregorio Armeno, quindi darei subito la parola per lo stato dell'arte al presidente di questa associazione, che è Gabriele Casillo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Purtroppo qui la situazione veramente è gravissima. Come ha ben spiegato prima la dottoressa, che noi abbiamo un budget economico di 20 euro al giorno, parlando da un anno e due mesi. Le botteghe stanno in grossissime difficoltà. Qui si parla di distruggere la storia, una caratteristica. C'è qualcosa che ad oggi è famosa in tutto il mondo. Infatti noi stiamo avendo solidarietà da ogni parte del mondo, anche addirittura dalla Cina abbiamo avuto solidarietà, perché si dica la Cina. Quindi io spero semplicemente che oggi... No, non possono più copiare le statuette. No, i nostri amici cinesi sono bravi anche loro, però ovviamente non hanno la nostra caratterizzazione, la nostra storia, quindi copiano, però non copiano male, se devo dire la verità. Lo sappiamo. Quindi io spero solo semplicemente che le istituzioni ci ascoltino, perché abbiamo mandato una PEC anche al Presidente della Repubblica, perché io penso che San Gregorio almeno, come anche altre attività che caratterizzano la zona in tutta Italia, devono essere salvaguardate. Io faccio sempre l'esempio di una biblioteca: quando si incendia una biblioteca, la prima cosa che si fa, si salvano i libri più rari, perché poi si può ricostruire su quei libri che poi siamo riusciti a salvare, quei libri importanti che danno la storia. Quindi io faccio di nuovo un appello
al Presidente della Repubblica, al Primo Ministro, al Governatore De Luca e al Sindaco di Napoli, cercate di fare qualsiasi cosa per salvare una tradizione secolare, perché è qualcosa che molti napoletani, anzi molti italiani, anzi direi proprio il mondo, lo vuole. Io non dico che noi siamo diversi dalle altre attività, perché ovviamente ci sono molte attività, purtroppo stanno in difficoltà anche peggio di noi. Però, ecco, come facevo prima l'esempio di una biblioteca, almeno dalle ceneri possiamo risorgere salvando quello, la nostra caratteristica, la nostra tradizione. Ecco, io darei la parola anche a Serena D'Alessandro, che ci spiega appunto, questo è un luogo anche patrimonio dell'UNESCO, e qua c'è anche molta rabbia, no, per tutta questa situazione, c'è una sorta di guerra tra virgolette poveri, nel senso qui sono anche arrabbiati sull'attenzione che si dà alle isole e appunto e non si dà ad un luogo come questo, che comunque è un luogo turistico, giusto? Esattamente. Allora, innanzitutto premetto che il presidente Gabriele Casillo in data 30 marzo ha inviato una PEC a tutti gli organi istituzionali, alla regione, e questa PEC non ha ricevuto risposta da nessun fronte. La PEC è servita ovviamente a denunciare la gravità della situazione a San Gregorio, ma non avendo ricevuto risposta abbiamo iniziato una protesta che è iniziata l'altro ieri con un cartello provocatorio su cui c'era scritto "Cedesi San Gregorio Armeno". In realtà questo cartello non è poi solo una provocazione, è la realtà delle cose, cioè quello che potrebbe accadere se non si prenderà la situazione in mano. San Gregorio è particolare, non possiamo associarla ad altri tipi di categorie, perché chiaramente, come avrete visto sicuramente, molte categorie protestano per riaprire. Nel nostro caso la riapertura non serve a nulla, purtroppo riaprire in zona rossa, arancione o gialla senza turisti non serve a niente, perché non abbiamo clientela. E, al di là di questo, io credo che non solo gli artigiani di San Gregorio debbano tutelare San Gregorio Armeno, perché San Gregorio Armeno non appartiene solo a noi, San Gregorio Armeno appartiene a tutti, a parte il fatto che è situato in un centro antico che è patrimonio dell'UNESCO, ma San Gregorio Armeno è come se fosse un museo a cielo aperto, vengono persone da ogni mondo per visitarla ed è anche un indotto, perché ovviamente dopo aver visitato San Gregorio Armeno si va a prendere il caffè, si va a mangiare il pasticcino, la pizza, quindi in realtà San Gregorio Armeno porta turismo. Io volevo chiedere un attimo, ci fermiamo ad Alessandra Moretti, una cosa importante che hanno detto loro, al di là del fatto appunto che fanno un lavoro proprio di artigianato riconosciuto nel mondo. E qui c'è il rischio, io ora ho fatto la battuta sulla copiatura dei cinesi, ma c'è il rischio che qualcuno poi arriva, qualcuno da fuori, e quella roba lì se la prende proprio in un momento in cui noi non siamo in grado di difenderli. Infatti io ho condiviso prima il ragionamento che faceva la direttrice Pini, e cioè una complessità di problemi richiede una strategia evidentemente complessa, che parte dalla campagna di vaccinazione di massa, perché solo vaccinando il più possibile, arrivando alla copertura indicata prima dal professore, noi possiamo ripartire, ritornare a vivere, e quindi è fondamentale che in un contesto del genere anche l'azione del Parlamento e dei partiti che compongono questa maggioranza così diversificata si faccia sentire. E soprattutto dobbiamo partire, riaprire e quindi vaccinare il più possibile, perché evidentemente il turismo, il settore del turismo, che è quello, uno di quelli diciamo più colpiti, deve ripartire dando certezze ai clienti, tra virgolette, per cui no, dire prenotate in Italia, prenotate nelle nostre città d'arte, perché l'Italia sarà un paese sicuro dove si potrà venire. Ora, io credo che dal punto di vista però che diceva questa ragazza di San Gregorio Armeno, oltre al fatto delle riaperture, che per ora però non sono sufficienti se non ci sono persone, certo, se non c'è turismo, evidentemente noi dobbiamo, come il Partito Democratico ha chiesto, farci carico del debito accumulato da queste imprese, estendere la durata dei prestiti concessi in garanzia dello Stato da 6 anni a 15 anni, quindi è fondamentale estendere questo e prorogare fino al 31/12 del 2021 la moratoria sui mutui, sui prestiti e sui rimborsi rateali. È per questo che io prima
non ero d'accordo con il collega Rizzetto, perché ritengo invece che questo governo, vista la natura composita della maggioranza, abbia bisogno anche di indicazioni precise da parte dei partiti che lo compongono, che, ripeto, hanno idee diverse su tanti punti, e quindi è fondamentale su questo, come dire, essere precisi. Sul fatto invece dei vaccini, Gaia, secondo me noi dobbiamo dire due cose fondamentali. Innanzitutto la produzione europea. Abbiamo visto quanto sì, sia però fondamentale. Ci arriviamo dopo sulla produzione, perché volevo terminare questo viaggio per far vedere il sud. Rimane con noi Rossana Russo, ma anche il nord. Quindi andiamo in pubblicità e riprendiamo proprio con un servizio che ci porta in Veneto con Raniero Altavilla. La borsa Frigo al posto del trolley, invece dei turisti o veneziani sul vaporetto, mezzo del trasporto pubblico in laguna, salgono medici e infermieri. Venezia al tempo del Covid è anche questa. Un vaporetto, ambulatorio per portare i vaccini sulle isole agli anziani e fragili, così lontani dal centro e dall'ospedale della Serenissima. L'imperativo, come da piano vaccinale del governo, è chiudere a breve la vaccinazione degli over 80. Sono veneziani che sono anni che non vanno fino in piazza San Marco. Sono persone che hanno una vita molto locale. E allora c'è un medico di medicina generale lì che ha dato la disponibilità a cominciare questa sperimentazione per vedere se questo può essere uno strumento poi da allargare anche ad altri suoi colleghi. La partenza ieri nel primo pomeriggio dallo scalo delle Zattere, nonostante pioggia e vento, la macchina non si può fermare. Il medico di base dell'isola di Sant'Elena, 1800 abitanti, i grandi anziani sono il 40%, ha reclutato una trentina di pazienti, tutti over 80, c'è anche qualcuno sopra la settantina. Sono cittadini che non avevano risposto alla chiamata della regione e non prenotati, qualcuno non si è presentato e il medico li ha chiamati a casa. Hanno capito male l'orario, comunque va bene, adesso li aspettiamo. Il medico di base li ha convinti che il vaccino è l'unica arma anti-Covid, convincerli la fatica maggiore. Un po', perché è arrivato un messaggio molto brutto, molto negativo, molto violento. Adesso è difficile tornare indietro, far capire che in effetti l'AstraZeneca è un vaccino come gli altri vaccini. La prima vaccinata è la signora Milena, 81 anni, il marito ha già fatto la prima dose in ospedale, la loro vita sull'isola, come altri da qui non escono mai. Ha paura? No. Tranquilla? Sì, de puntura sì, dopo ho paura. Questa coppia, lui del 29, lei del 45, arrivano da soli nel vialetto, moglie e marito si fanno forza l'uno con l'altro, è la prima inoculazione. Andiamo avanti, vedremo come va. C'aveva un po' di timore a fare il vaccino? In principio sì, dopo ho detto sarà quello che sarà. Cosa vuol fare? Con sua moglie? E mia moglie, siccome c'è l'ansia nervosa, è stata in ospedale, avevo paura per lei. Vi siete fatti coraggio? E invece il dottor Volo ha detto che non c'è problemi. Crediamo al dottore. Dal Veneto l'allarme, come in altre regioni d'Italia, sulle poche quantità di vaccini disponibili, uno dei principali nemici della campagna vaccinale insieme ai dinieghi. La regione del presidente Zaia annuncia che il farmaco è finito, si viaggia a riserva. A Venezia gli hub vaccinali sono chiusi, riapriranno venerdì. Oggi sono attese 16.000 dosi Pfizer, il più regolare nelle consegne, e meno di 2.000 dosi AstraZeneca potrebbero essere esaurite nei prossimi tre giorni. Ad oggi l'84% degli over 80 è stato vaccinato, il 54% con la prima dose, il 30% con tutte e due le dosi. Quanti dinieghi avete avuto? Ci sono diversi dinieghi, formalmente ne abbiamo già ricevuto circa un migliaio. Entro fine aprile la regione conta di aver completato le somministrazioni alla fascia degli ultraottantenni. Allora, professor Andreone, intanto da una parte che bello, no? Andare a cercare queste persone, per lo più anziane, che non rispondevano, che dalle isole, insomma, con il vaporetto vengono raggiunte e anche convinte, no? Perché come ha detto quel medico è arrivato un messaggio anche violento su tutto il caso AstraZeneca. Però noi abbiamo un problema di produzione, cioè oggi la stampa lo dice chiaramente, dal 2022 stop ad AstraZeneca e Johnson & Johnson perché intanto
non lo so, questo ce lo dica lei, non verranno, l'Unione Europea non rinnoverà i contratti ai vaccini a vettore virale. Cioè, da una parte che cosa succede? Perché non vengono rinnovati i vaccini a vettore virale? Cosa vuol dire? E dall'altra parte, indubbiamente, noi abbiamo un problema di produzione. Cioè, dobbiamo pensare in questo paese che noi dobbiamo produrre i vaccini in casa. La ricerca, ai noi, è stata tagliata di tutto e di più fino all'osso, e quindi adesso invece ci accorgiamo quanto serve, perché se no dipenderemo sempre dagli altri. Assolutamente sì, diciamo due argomenti. Diciamo, io non credo, devo dire la verità, che saranno bloccati i vaccini a vettore virale, anche perché i vaccini che si stanno testando in Italia, reitera per primo, sono vaccini che sono molto simili a quelli di AstraZeneca, quindi sono sempre a vettore virale. Ecco. Che è, diciamo, la metodologia maggiormente utilizzata, quindi mi sembra difficile in questa fase pensare che rinunceremo a questo tipo di tecnica, diciamo. La seconda cosa è assolutamente indispensabile, cioè noi dobbiamo diventare in qualche modo autonomi, pensando sia a questa vaccinazione che stiamo facendo adesso, ma soprattutto pensando al futuro. Come dicevamo prima, noi dovremo vaccinare tutti gli anni. E se ogni anno dovremmo stare in questa situazione di incertezza, in cui non sappiamo quanti vaccini arrivano e non riusciamo ad organizzare la nostra campagna vaccinale di richiamo annuale, sarebbe veramente un disastro, diciamo. Ecco, quindi ci dobbiamo assolutamente rendere autonomi. Io le chiedo scusa, ma io tra due minuti dovrò andare in reparto perché no, mi aspetta. Non deve chiedere scusa, appunto, deve andare in reparto perché c'è lì hanno bisogno più di noi. Grazie. Siamo noi che dobbiamo ringraziare assolutamente sempre, sì. Tutti lei i medici e tutti i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri mai dimenticati. Grazie professor Andreoni, vado dalla direttrice Pini per chiederle appunto su questo argomento, no? Sul fatto che noi dobbiamo iniziare a pensare di produrli. Siamo già in ritardo, ci manca sempre quella benedetta visione, programmazione in questo paese? Ma questo intanto è di nuovo un problema europeo, dell'Unione Europea. E sostanzialmente il grande, anche la figuraccia che l'Unione Europea comunque ha fatto sulla gestione degli approvvigionamenti vaccinali deriva da un peccato regionale unico, comunitario anche in questo caso, che è stata l'incapacità di produrre un nostro vaccino, incapacità dettata dal fatto che non c'è stato un adeguato investimento sui fondi per la ricerca del vaccino stesso, che non nasce ovviamente con il Covid, la crisi pandemica e tutto quello che ne è derivato, ma come tutti questi problemi ha storie diciamo decisamente più lunghe e più complicate. Questo è in assoluto il problema principale che l'Unione Europea ha avuto rispetto a questa partita. Non dobbiamo dimenticare una cosa, tra l'altro, quando si parla di unione rispetto al Covid. È vero che sulla campagna vaccinale ha mostrato di non riuscire a essere brillante, per usare in realtà un eufemismo, e il motivo principale è quello che stavo dicendo. Ricordiamo però una cosa, che proprio in concomitanza con la pandemia e con il Covid, l'Unione Europea ha approntato per la prima volta una strategia per fronteggiare l'emergenza comune. L'ha fatto dal punto di vista finanziario con la BCE all'inizio, ve lo ricordate, del motivo per cui sostanzialmente i nostri salari, i nostri stipendi non si sono svalutati e abbiamo oggi un potere d'acquisto che è uguale sostanzialmente a quello di un anno fa. Lo ha fatto da un punto di vista più progettuale ed economico con il recovery plan, e lo ha fatto anche dal punto di vista sanitario con i vaccini. Ecco, dei tre, quello dei vaccini è certamente il piano riuscito meno bene, però va contestualizzato in qualcosa comunque di importante che l'Unione Europea ha fatto e ha portato avanti, qualcosa di inedito. Ricordiamoci che un piano di emergenza comune l'Unione Europea non è riuscita a farlo neanche sui migranti, neanche sui terremoti, neanche sulle catastrofi. Lo ha fatto con il Covid. Il passaggio su cui bisogna investire ora, e l'hanno capito tutti i singoli paesi sovrani, l'ha capito anche l'Unione, è appunto quello di investire in maniera davvero seria e continuativa sulla produzione interna del vaccino, perché è l'unico modo che può renderci autonomi e quindi riuscire a farci fare una pianificazione certa, che è poi quello che ha fatto l'Inghilterra, la Germania, così avanti sul vaccino, non solo perché ha avuto un'organizzazione interna oggettivamente efficace, efficiente, a partire per esempio la scelta delle categorie prioritariamente da vaccinare, no? Noi qui in Italia abbiamo fatto
una discreta confusione tra governo centrale e regioni, con tutti anche gli scandali che abbiamo più volte raccontato nelle ultime settimane. Quindi al di là di un'organizzazione oggettivamente ben fatta in Gran Bretagna, il vero plus che hanno avuto gli inglesi rispetto all'Unione Europea e che segna questa differenza è che loro il vaccino se lo sono prodotto, hanno investito miliardi sul vaccino prodotto a Oxford, che poi è AstraZeneca, e questo li ha resi indipendenti, cioè ha concesso unitamente a una buona organizzazione interna di fare questa campagna vaccinale a tappe forzate. L'Italia non ci riesce non solo perché l'organizzazione logistica è oggettivamente partita più tardi, con in questo caso sì davvero degli ammanchi rispetto al governo Conte bis, poi insomma l'avvicendamento con Figliuolo e la nuova marcia di Draghi ha provato a recuperare un po' il tempo perduto, insomma siamo sicuramente meno pronti, meno efficaci di altri paesi su questo punto di vista, ma non è questo il vero problema, il vero problema è il fatto che noi non siamo padroni del vaccino, e quindi la questione fondante rispetto alla nostra campagna vaccinale è che dipendiamo totalmente tanto dagli approvvigionamenti, cioè da queste dosi che non arrivano mai secondo la tabella di marcia preventivata, programmata e pagata, problemi di natura più sanitaria, cioè i famosi effetti collaterali legati alla AstraZeneca prima e Johnson dopo. Su questo, veramente una cosa per chiudere, ricordiamoci sempre però che a fronte delle oggettive problematicità su cui poi le agenzie del farmaco cercano di far luce, non ultimo il caso di Johnson & Johnson, su AstraZeneca in particolare il pasticcio politico, non solo comunicativo, politico rispetto a quel vaccino nell'Unione Europea è stato davvero incredibile. Direttore, scusi, servirà capire a questo punto, chiedo scusa, servirà capire che cosa fare anche nei prossimi anni di questa Europa, perché mi pare che ci sia un'Europa sotto questo punto di vista molto debole. L'Inghilterra, che oggi non è in Europa, sta marciando meglio di quella che è l'Europa. La Serbia, che non è in Europa, il governo di Belgrado raggiungerà... Sulla pandemia però, cioè, sulla finita pandemia, la pandemia, certo, dovremo vedere l'Inghilterra proprio come affronterà tutto. Mi pare sia una cosa molto molto importante, no? Ora non discutiamo sul fatto che ne so, in Slovenia si paga molto meno di tasse rispetto alla PMI italiana, piuttosto stiamo parlando di una cosa molto grave. Secondo me in questo momento ecco che forse un ragionamento anche sull'Europa, e lo dico da europeista critico in questo caso, si citava prima il fondo di Feltri, sì, secondo me l'ennesimo bel pezzo di Feltri stamattina. Anche di mondo cinese, a diciamo proposito così. Anche di mondo cinese, prima avete fatto vedere giustamente Venezia, si corre un grande rischio, no, dei cinesi. Un tweet, il signor anziano avrà avuto 80-90 anni, che accarezza la moglie e dice, me lo sono segnato, che credo al dottor, che significa credo al dottore. Noi abbiamo signori, gente di 80-90 anni, che probabilmente i più anziani hanno fatto anche la guerra, che ha costruito questo paese e dice mi fido della medicina. Abbiamo qualcun altro in Italia che non vuole vaccinarsi, magari facendo lo stesso lavoro dei medici che vanno ad inoculare il virus. Secondo il vaccino, secondo me è una riflessione importante, c'è da fare. Vacciniamo i più deboli, vacciniamo gli oncologici, vacciniamo i fragili, vacciniamo le fasce d'età che possono veramente morire. Salviamo questa generazione, se ne sono già andati troppi. Moretti. Sì, allora io volevo fare un po' di chiarezza sulle argomentazioni che faceva adesso la direttrice Pini. Allora, sicuramente sono stati fatti diversi errori, però c'è diciamo una premessa che va diciamo necessariamente fatta, e cioè che noi abbiamo l'Europa che gli Stati membri vogliono, cioè un'Europa debole che non ha poteri in ambito sanitario e che va per questo totalmente riformata, andando verso un'Europa, un'Unione Europea appunto della salute, attribuendo anche all'EMA dei poteri specifici che non ha avuto in questi mesi. L'EMA, ricordo, dove siedono tutti i 27 governi e che è stata condizionata dagli stessi governi anche nella fissazione, per esempio, dei prezzi. Quindi noi dobbiamo attribuire all'Europa più competenze da un punto di vista sanitario, perché è stato evidente, no, il ritardo e la fragilità dell'Unione Europea. Dopodiché noi abbiamo avuto un'Unione Europea che invece con i 750 miliardi di Next Generation EU ha fatto sì che le economie
appunto dell'Unione Europea fossero sostenute. Io devo dire poi però un'altra cosa. È evidente che in Gran Bretagna le cose sono andate meglio. Beh, certo, in Gran Bretagna hanno avuto la possibilità con un unico Parlamento di definire procedure, priorità, azioni molto specifiche. L'Europa deve confrontarsi con 27 Parlamenti e su questo evidentemente ci sono idee molto diverse. Dopodiché, sul vaccino non possono esistere dei nazionalismi. Per fare un vaccino servono 300 ingredienti e 100 aziende che producono questi ingredienti. Quindi è evidente che c'è una complessità anche nella produzione. I 2/3 dei vaccini prodotti e distribuiti in Gran Bretagna, di quei 30 milioni, sono stati prodotti anche in Europa. Quindi è evidente che la Gran Bretagna aveva un elemento di favore, perché AstraZeneca è, inglese in parte. Però da questo punto di vista noi dobbiamo andare invece verso un regolamento ancora più stringente sugli acquisti, non solo sulla produzione, e poi sul tema della proprietà intellettuale, cioè i brevetti, su cui appunto stiamo discutendo e stiamo evidentemente accelerando. Per cui è chiaro che noi dobbiamo ripensare al modello europeo, perché abbiamo visto che non solo sono fragili i sistemi sanitari nazionali, ma è fragile anche un'Europa che è un'Europa dei nazionalismi e non un veri Stati Uniti d'Europa. Va bene, però per non trovarci così nella situazione poi di dover andare a comprare le mascherine in Cina, se ci pensiamo prima iniziamo a produrle queste cose magari. Esattamente, proprio questo che noi dobbiamo fare. Creano lavoro, abbiamo un fiore di eccellenza. Stimolare la produzione dei fattori e degli elementi necessari, andando ovviamente a sostenere le nostre imprese e non quelle extra UE. Allora, torno per chiudere da Rossana Russo un momento, perché mancava ancora un suo ospite che voleva dire qualcosa. Sì, a proposito di creare lavoro, chiaramente qua c'è un problema non solo economico per gli artigiani di questa strada famosa, ma anche per le future generazioni, perché è un mestiere, dicevamo, che si tramanda di padre in figlio, quindi a Vincenzo Capuano chiedo proprio questo: fa questo mestiere da 4 generazioni, appunto cosa ha insegnato a suo figlio? Allora, buongiorno, fratelli Capuano, 4ª generazione, i nostri figli già hanno iniziato e saranno la 5ª generazione. Noi volevamo fare un appello alle istituzioni perché nell'anno 2020 non abbiamo avuto ristori perché siamo stati incorporati in un codice Ateco a delle industrie di ceramica che producevano piastrelle e quindi loro lavoravano, noi chiusi e non abbiamo avuto i ristori. E in quest'altro 2021 i ristori per noi sono irrisori, perché fanno un conteggio della perdita del fatturato non sull'anno, neanche sui mesi dove noi lavoriamo di più, che sarebbe novembre e dicembre, ma prendono un mese e ci danno il 30%. In pratica noi avremmo su una perdita di un fatturato di 40.000 euro solo 2.000 euro che non riusciamo neanche a pagare l'energia elettrica. Allora, a questo punto, perché il fitto, ovviamente anche il fitto è alto in queste delle vostre botteghe. A questo punto volevo dire proprio questo: qui ci sono, insieme alla nostra famiglia storica, altre famiglie che vivono noi abbiamo creato questa stradina che è famosa in tutto il mondo, è un indotto che porta migliaia di persone, ma forse anche di più delle isole che in questo momento stanno parlando. Allora noi vorremmo lo stesso trattamento dei decumani inferiori e decumani superiori, lo stesso trattamento delle isole, perché se voi pensate che in una sola domenica di novembre, non sto a parlare dell'Immacolata perché sarebbe proprio assurdo, per fare 20 metri una persona ci impiega due ore e mezza, quindi vi lascio immaginare che affollamento di persone, è perché vogliono vedere le nostre famiglie. Noi non siamo sostituibili ad altre persone che ci vorrebbero rimpiazzare perché noi siamo in difficoltà. Noi siamo noi le famiglie che abbiamo creato, che abbiamo continuato, perché noi siamo orgogliosi di mantenere ferma questa tradizione. Certo, è chiaro. Rizzetto, volevo sapere un'ultima battuta su questo, anche sulla possibilità appunto che poi tutto questo vada in altre mani, e poi anche un'ultima battuta alla direttrice Pini. 15 secondi, ringraziandola. È un pericolo gravissimo quello che l'Europa, l'Italia in questo caso, sta correndo. Prima si parlava di Venezia.
noi da un po' di anni utilizziamo molto le nostre origini, il luogo d'origine, Siena, per promuovere questa banca che nel frattempo è diventata italiana, ma è diventata italiana partendo da questo luogo, partendo da una data. Non a caso stiamo insistendo molto sul 1472. Una cosa sola è certa. David Rossi, giornalista, responsabile della comunicazione della più antica banca del mondo, il Monte dei Paschi di Siena, è morto la sera del 6 marzo 2013, a 51 anni. È precipitato da una finestra della banca, anche su quale finestra ci sono dubbi legittimi, giù in un vicolo cieco, vicolo di Montepio, ed è rimasto a terra agonizzante per 22 minuti. Un caso di cronaca, un mistero italiano. Il caso David Rossi, come si dice il caso Mattei o il caso Montesi, perché dopo che 5 pubblici ministeri, l'anatomopatologa più famosa d'Italia e un comandante del RIS hanno lavorato alle indagini e 2 inchieste sono state archiviate come suicidio, ancora restano dubbi sulla sua fine e il sospetto che qualcuno lo abbia gettato di sotto. Insomma, che lo abbiano ucciso perché deteneva qualche segreto inconfessabile. Storie di alta finanza, risico bancari, lobby e poteri forti. Un mistero italiano, vi abbiamo fatto vedere un piccolo estratto di una puntata di Bersaglio Mobile del 2018 in cui hanno ricostruito Gui Chiappaventi e Flavia Filippi il caso di David Rossi, archiviato, avete sentito, per suicidio, ma quel suicidio non convince. Se noi andiamo a rivedere tutta la storia, tutti gli incartamenti, e l'abbiamo seguita bene, insomma, non tutto torna. Poi, ripeto, ci sono state 2 archiviazioni, ma la notizia di pochi giorni fa è che ci sarà, e c'è, ed è stata votata all'unanimità, anche una commissione di inchiesta su questo caso, sulla morte di David Rossi, e che speriamo possa aiutare, ascoltando anche persone che magari non sono state sentite dai magistrati in tutto questo tempo, ascoltando tutti i protagonisti di questa storia. Naturalmente Walter Rizzetto, che è rimasto qui con me, è, diciamo, colui che ha voluto questa commissione d'inchiesta, no? Voluto, sì, l'ho voluta fortemente, l'ho presentata circa un anno e mezzo fa, ho rotto le scatole ogni settimana affinché fosse calendarizzata. Dico soltanto una cosa e dopo mi taccio. Come ricorderà qualcuno, abbiamo presentato il libro di Carolina Orlandi alla Camera dei Deputati, che parlava del padre di David Rossi. E in quel momento, letto tutto quanto, guardate le trasmissioni, sicuramente la vostra piuttosto che altri che hanno fatto, voglio dire, dei servizi, io mi sono chiesto, da cittadino che aveva più possibilità rispetto ad altri concittadini, cioè facendo il deputato, come fare ad aiutare per far uscire la verità. E dopo un anno e mezzo, fortunatamente, grazie anche ad un voto unanime del Parlamento, ce l'ho fatta e ce l'abbiamo fatta. Allora, io do, è con noi questa mattina, do il buongiorno anche a Antonella Tognazzi, che è la moglie di David Rossi. Buongiorno Antonella. Buongiorno. Allora, lei vuole la verità, no? E evidentemente questa verità non è racchiusa nelle 2 archiviazioni. Assolutamente no, nel senso, noi abbiamo posto più volte tanti interrogativi alla magistratura e purtroppo però spesso non ci hanno voluto ascoltare, non hanno voluto approfondire e quindi sono semplicemente proceduti con delle archiviazioni che spesso obiettivamente non trovavano nemmeno le risposte ai tanti interrogativi che noi avevamo posto loro, quindi tante delusioni. Ora, la storia naturalmente è molto complicata, si intreccia naturalmente con la vicenda MPS, con il periodo, con la tempesta che c'era in quel momento. David però voleva andare in procura, no? Noi sappiamo 2 giorni prima, se non sbaglio, che poi morisse. È così, Antonella?
Sì, David voleva andare a parlare con i magistrati perché in realtà loro continuamente facevano delle perquisizioni all'interno del suo ufficio, all'interno della nostra abitazione, e lui non capiva il motivo di questa attenzione nei suoi confronti. È vero che c'era in quel momento il grande scandalo Banca Antonveneta, gli ex manager erano stati indagati e lui ovviamente aveva dei rapporti professionali e anche personali con queste persone, quindi lui sospettava il fatto che questa attenzione fosse dovuta a questo legame. Però lui giustamente diceva: perché non mi chiamano? Se hanno qualcosa da chiedermi, che mi chiamino, semplicemente mi facciano delle domande e io rispondo. E questo però purtroppo non è mai accaduto. Senta, perché, diciamo, visto che Davide era così angosciato, preoccupato, qualcuno dice anche intimorito nell'essere addirittura seguito in quei giorni, perché lei non crede al suicidio di suo marito? Perché conosco bene Davide, il suo carattere molto equilibrato, una persona che obiettivamente non aveva motivo alcuno di fare un gesto di quel tipo, sia a livello professionale che familiare. Davide era una persona realizzata, ma poi ripeto, aveva un carattere, non aveva mai ansie, era una persona che apprezzava veramente tutto ciò che avevamo, e l'amore nei nostri confronti, cioè tanti elementi che non una persona che ha tutto questo non arriverebbe mai a farlo. E si è fatta un'idea invece di che cosa può essere accaduto? Un'idea no, mi baso su quanto è emerso anche dai periti incaricati dalla procura, ovvero che Davide è stato picchiato all'interno del suo ufficio, e quindi qualcosa ovviamente c'è sotto, assolutamente. Tra l'altro, sì, posso... prego, prego. Saluto Antonella, ciao Antonella. Ciao Walter, buongiorno. Montepaschi Siena non apre un'indagine interna rispetto al fatto che David Rossi sia stato picchiato poco prima di morire? Non è stato fatto alcun istologico sulle ferite al volto, poco compatibili con la caduta di schiena. Gli abiti sono stati distrutti, i fazzoletti sporchi di sangue sono stati distrutti. C'è un orologio che vola dopo che David Rossi vola dalla finestra. Tante piccole cose che voglio dire... richiedono. Noi non siamo giudici, siamo parlamentari, siamo cittadini, non siamo giudici, non siamo PM, non siamo avvocati, siamo semplicemente persone che vogliono scoprire più verità possibili rispetto ad una vicenda che ha molte ombre ancora. Quanto bisogno c'è di verità ancora nel nostro paese per molte persone, non chiaramente soltanto per David Rossi? Io ho cercato di fare un mio pezzettino di strada rispetto alla verità, però quanta verità c'è ancora? C'è ancora bisogno oggi in Italia su David Rossi, su Regeni, ancora su Falcone, Borsellino, su Marco Pantani, oso dire. Quanta verità. Ecco, io ho cercato, assieme ad Antonella, assieme a Carolina, assieme agli avvocati, piuttosto che anche chiaramente, vi ringrazio, alle trasmissioni che effettivamente hanno dato una grossa mano a tenere alta la mediaticità del caso, di fare un piccolo pezzo di strada. C'è una intervista all'interno del nostro bersaglio mobile a Ettore Gotti Tedeschi, ex presidente della Banca del Papa, che a me una frase che ha fatto, insomma, è abbastanza eloquente, perché lui dice: avere un segreto è un'arma a doppio taglio. Se si è forti, quell'arma la si sa utilizzare, se si è deboli... Beh, noi avremo l'opportunità di poterlo ascoltare. In che modo lavorerà la Commissione? Allora, ci saranno un ciclo di audizioni molto importanti da fare. Lo dico chiaro e arrivo sino in fondo. Ci saranno persone da ascoltare, ci saranno anche persone che, giustamente, come ricordava lei, magari non sono state sentite dalla magistratura in procura per chiaramente depositare con tutte le garanzie, lo dico a tutti, con tutte le garanzie del caso che una Commissione parlamentare d'inchiesta può dare. C'è la segretezza degli atti piuttosto che la commissione partirà da qui a qualche giorno. Sentire molte persone che ancora non sono state sentite, riascoltare delle persone che hanno qualcosa da dire, perché secondo me ci sono delle persone che hanno qualcosa da dire, ne ho parlato molto spesso anche con Antonella, e quindi una commissione d'inchiesta servirà probabilmente non, penso, per capire chi, se David fosse stato ucciso, chi materialmente ha fatto la cosa,
servirà però capire molte cose rispetto a moventi, rispetto a motivazioni che, voglio dire, secondo me potrebbero essere. Magari a far emergere degli elementi che fin qui... Assolutamente. No, quando la commissione stati... d'inchiesta farà emergere, io me lo auguro chiaramente, degli elementi, è chiaro che qualcuno dovrà riaprire qualche fascicolo. Ecco, la riapertura dei fascicoli è importante. Antonella, tra questi elementi ci sono anche le parole di William, com'è il cognome? Correa. Correa, che è detenuto per omicidio, insomma adesso è una storia che non stiamo qui a raccontare, ma che ha dichiarato: io so chi ha ucciso David Rossi. Sì, sono delle dichiarazioni pesanti che però evidentemente la magistratura non ha ritenuto attendibili. Questo ragazzo è tuttora in carcere con l'accusa di un omicidio di una prostituta avvenuta pochi giorni prima della morte di David, e anche lì sembra che tutto un po' sia correlato sulla questione dei festini. È ovvio che nel senso tanti sono poi gli aspetti che sono emersi andando a indagare su questa vicenda, e io ritengo che niente sia da escludere, cioè che la magistratura debba necessariamente approfondire qualunque elemento emerga che possa essere ritenuto relativo anche alla morte di David. Però, ripeto, la magistratura va da sé, sono sincera. Le parole di Antonella sono importanti perché, se le avete lette bene, tra le righe sta dicendo io sono disposta ad accettare qualunque motivazione, diciamo sì, così ci fosse dietro quel suicidio, anche se riguardasse, no? Altro, mettiamola così, qualcuno a noi vicino, qualunque, però... ci vuole una motivazione, quindi assolutamente è un'apertura da questo punto di vista, non c'è un'idea preconcetta. E per questo le chiedo, Antonella, è difficile oggi continuare a vivere a Siena? Abbastanza, sono sincera, ma più che altro per il fatto che molti ci hanno accusato di rovinare l'immagine di questa città, che ovviamente non è nostra intenzione. Noi amiamo questa città, qui io sono nata, ho tutti i miei affetti, i miei amici, però ripeto, io ho un obiettivo da raggiungere e voglio capire che cosa è successo, cioè perché a un uomo di 50 anni è stata strappata la vita e perché la sua famiglia è stata distrutta completamente. Questo ovviamente, ripeto, va a toccare un po' tutto quello che è il sistema Siena. Se poi emergono delle cose poco chiare, poco belle, questo purtroppo non è colpa mia. Io, ripeto, vado per il mio obiettivo. No, certo che non è colpa sua, però diciamo è... difficile continuare a vivere laddove qualcuno appunto ti fa sentire in colpa. Antonella, voglio dire... anche perché dovremmo dire a queste persone che forse un giorno potrebbe accadere qualcosa, chissà. Ma guardi, no? Per chiudere, potrebbe accadere io, a tutti. In questi anni, in questi mesi, ho ricevuto segnalazioni in senso opposto da alcune persone. Cioè persone che sino ad un anno fa mi dicevano lascia stare perché tanto David Rossi si è suicidato. Oggi mi dicono vai avanti perché c'è qualcosa che non quadra. Quindi Antonella a testa alta e si va avanti. Voglio dire, con Antonella ci conosciamo oramai da un po', sa quanto caparbi e testardi siamo, e quindi secondo me con lo rinnovo a testa alta cercheremo di fare un buon lavoro, perché lo dobbiamo innanzitutto alla moglie, alla figlia, alle persone che stavano, alla mamma, alle persone, al fratello, insomma a tutta una serie di persone che hanno visto un uomo in forma che in piena bufera Monte Paschi Siena, io da uomo di mare dico che quando si è con una barca in piena bufera si tende a salvarsi, non si tende a buttarsi fra le onde. Lui si è buttato fra le onde. Sì, tra l'altro appunto poi è molto strano. Se non la conoscete andate a rileggerla o a leggerla, era un uomo che e doveva passare dalla moglie a fare l'iniezione, aveva telefonato alla mamma dicendo che passava per ritirare del cibo. Insomma, voglio dire, non era esattamente questo. Confidiamo molto in questa commissione d'inchiesta, Antonella. Continueremo a seguire assolutamente tutta la vicenda finché non arriveremo ad una verità, qualunque essa sia, però non ci accontentiamo, diciamo così, dell'archiviazione.
Grazie okay. Antonella Tognazzi, grazie a Rizzetto, poi grazie ne riparliamo quando questa commissione inizia a lavorare. Adesso c'è Andrea Pancani, Coffee Break, noi ci vediamo domani, arrivederci.